Okay.
Bene, qui io sento che è assolutamente tutto a posto. Ero sentito nei bronchi, sono un pochino di fastidio, ok? Però è abbastanza alto, quindi non sono particolarmente preoccupata, ok? Ok, molto bene. Voglio guardare anche un po' la gola, sempre il mio strumento preferito.
preferito. Apri la bocca bene, bene, bene. Tira fuori la lingua. Benissimo. Quanto mi ripeti? È già un pochino. Ok, allora, dopo magari ti consiglierò qualcosa. Continuiamo la nostra visita. E adesso in realtà volevo controllarti una, e magari cambiarti anche il cerotto e disinfettarla, una piccola botta che vedo qui sulla fronte. Come è successo? Tanto che me lo racconti, prendo tutto. Ok. Che bello sport, però wow. Stavi cercando di aiutare una tua amica. Ok. Aia. Non deve essere stato piacevolissimo, vero? Ok. Ovviamente se mi avvicino una ferita mi mette guanti. Avevi il dubbio che non fossero, che potessero essere di un altro colore. Io non l'avrei avuto. Molto bene. Molto bene. Adesso fammi. Allora. Ieri sera. Ti dico per fortuna perché sono abbastanza sicura che tu non l'abbia disinfettata. E c'è un piccolo pezzettino di qualcosa. Forse di quello che ti ha sbattuto addosso. Nero.
Adesso che abbiamo medicato come si deve, dovresti fare così sempre. Ti faccio scegliere il cerotto. Allora, quell'animale preferisci? Abbiamo leone, scimmia. Ok, benissimo. Ti dà fastidio? No. Allora, è un po' rossino anche questo, vedo che anche intorno comunque il tuo naso è rosso e ovviamente non mi aspettavo altro, però vorrei fare un lavaggino anche qui, ok? Quindi riprendo l'acqua fisiologica, ti chiedo di nuovo di alzare un pochino la testa. In 3, 2, 1, sentirai. Fai così. Dall'altra parte. Ok. Molto bene. Come te lo senti? Con questo elastico a stringerti un pochino
Il braccio, così sarà ancora più semplice per me. E poi andrò con questo aghetto, ok? Prelevare un pochino di sangue, non mi servirà assolutamente tutto, inoltre guarda, vedi che è meno di quanto pensi, perché come vedi all'interno c'è un tubettino, quindi non è così largo, quindi non devi aver paura, assolutamente io sarò delicatissima, d'accordo? Se vuoi puoi anche non guardare, d'accordo? Già fatto, esatto. Tolgo un attimo l'elastico, la farfallina. Vedi, anche Ippo si fa controllare i dentini. Vedi che Ippo ha un po' di carie, però si fa controllare i dentini tranquillamente, ok? È tanto coraggioso. Quindi non farà assolutamente male perché è solo un controllino. Tutti i miei attrezzini. Un pochino a pulire, perché poi così riuscirò a vedere meglio. Ok, poi mi aiuterò con lo specchietto e questo attrezzino qui che mi permetterà di capire se servirà una visita. Dovremmo controllare, ripassare le regole per il lavaggio dei dentini, che secondo me non sono troppo. Allora, hai molta fortuna, secondo me, perché nonostante i tuoi
tuoi tettini non siano puliti al massimo. Comunque non mi sembra che tu abbia niente, quindi grande grande fortuna, ma curare. Quindi andiamo a ripassare le regole per una buona pulizia dei denti. Pippo dice: spazzoliamoci i denti insieme. La prima regola è: spazzolati sia i dentini di sotto che i dentini di sopra. Molto bene. Io aggiungo anche dietro all'interno. Tutti i dentini. Non fermarti ai dentini davanti, ma arriva fino ai dentini dietro. Ok? Guarda Ippo che arriva fino ai dentini dietro. E poi Ippo dice una cosa importantissima: non scordarti di pulire anche la lingua. Ok? Questo spesso ce lo si dimentica. Quindi dice qui: sciacqua i tuoi dentini, rimetti lo spazzolino a posto ed è già fatto. Quindi ricordiamo le tre regole. La regola del 3, 3, 3. Ricorda, 3 volte al giorno, entro 3 minuti dal pasto, per 3 minuti. Bipippo. Ultime cosine che voglio fare è controllarti un pochino i riflessi, quindi andrò sulle mani, sul viso, sulla scapola, sulle ginocchia e andrò un attimo a controllare se tutti i riflessi ci sono. Non fa male e non devi fare nulla. Corpo che deve fare. Ok, quindi cominciamo dal basso. Tieni proprio le gambe morbide, morbide, morbide. Ok, benissimo. Ok, molto molto bene. Ultima cosa, ultima cosina che volevo provare prima di farti una ricettina e darti magari una pastiglietta che ti può aiutare. Volevo un attimo provare a farti respirare un pochino di ossigeno per una quindicina di secondi, ok? Questo perché secondo me, visto che a volte fai un po' fatica a respirare, può esserti d'aiuto. D'aiuto. Potrebbe esserti un pochino d'aiuto, ok? Potrebbe aiutarti un pochino. Poco, poco, poco. Allora io ti chiedo di respirare qui. Ok. E adesso conterò al rovescio, ok? 10, 9.
Bene, sono contenta, vado un pochino meglio. Sì, sono proprio contenta. E con questo la visita è finita. Adesso non mi rimane che farti una ricettina con le cose che vorrei che prendessi in questo modo e sono sicura che starei meglio in pochi giorni. Ti scrivo sia cosa prendere prima, magari di un po' più leggero. Poi se continuo a non passarti, puoi anche venire da me, oppure ti do qualcosa di un pochino più importante. Quindi, prendo un foglio nuovo. Ti scrivo anche il nome della cremina che ti andrò a mettere sul naso e questa va bene per un po' tutti i rossori. Allora ti lascio il foglio qui. Io ti auguro di guarire veramente, veramente presto. Sono contenta che oggi tu sia venuto qui e sono contenta che siamo riusciti a fare un pochino anche di controllini che ogni tanto vanno fatti, di far arrivare l'analisi del sangue appena appena possibile. E ti mando un bacio, ti auguro una buonissima settimana.